Cosentino Uomo lo trovi su Corso Progresso a Catanzaro Marina e a Via San Giovanni Bosco, Soveraldo. Francesco Passafaro, consigliere comunale, questione Ente Fiera. È soddisfatto per quanto concerne appunto la localizzazione, ovvero nell'area Magna Grecia dell'Ente Fiera? Allora, se mi dici che se sono soddisfatto, ti dico di no. Non perché sono contro l'Ente Fiera, perché l'Ente Fiera potrebbe accrescere, diciamo, il livello culturale e sociale della nostra città. Ma così come è stato portato in consiglio comunale, la questione Ente Fiera è poco chiara. Noi abbiamo chiesto chiarimenti dai banchi dell'opposizione perché ci sono una serie di pratiche che non sono chiare. E siccome prima di decidere con fretta e con, diciamo, mettendo un'accelerazione veloce a questa pratica, io direi di fermarci un attimo, di riflettere bene, perché la pratica è molto importante. Ci sono in gioco parecchi milioni di euro, sarebbero 5 milioni e 500 mila euro, e se il Consiglio sbaglia stasera, di sotto, a parte che secondo me ci vanno i consiglieri che la votano, ma ci va la città di Catanzaro e secondo me la Catanzaro Servizi, la partecipata del Comune di Catanzaro, ci va di sotto. Quindi non è contento, soddisfatto di questa scelta? No, della scelta io lo ripeto, non ho nulla in contrario all'Ente Fiera, magari. Poi l'area Magna Grecia è di proprietà regionale, a noi ci dà il comodato d'uso. Noi dovremmo, se la cosa andrebbe liscia, diciamo va tutto bene, arrivano i finanziamenti statali per questa Ente Fiera, noi dovremmo investirli tutti su quel parco e un domani la regione potrebbe venire a dire l'area è mia e quindi tutte le conseguenze del caso.